Attività che svolgiamo in questi anni abbiamo voluto normarle e inserirle in un contenitore formale che è una convenzione fra la statale e il PRAP, cioè il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, che è l'autorità regionale per gli istituti penitenziari. È una convenzione che abbiamo firmato per la prima volta nel 2015 e che prevede una serie di elementi. Innanzitutto, perché i soldi sono importanti, una forte agevolazione fiscale. Le persone che decidono di iscriversi alla statale, essendo ristretti in un carcere, sono esentate dal pagamento di tutte le tasse tranne l'imposta di bollo regionale, e questo tenuto conto delle difficoltà in cui studiano e dei servizi cui non possono accedere. Un secondo elemento è una parte della nostra attività didattica che noi svolgiamo nelle carceri e che svolgiamo insieme agli studenti esterni, quindi in quelle che sono vere e proprie classi miste. Ormai da anni una piccola parte dell'offerta formativa della statale viene svolta nelle carceri, in particolar modo a Bollate e a Opera, ma anche a San Vittore, con gruppi misti di studenti esterni e di studenti ristretti. Un terzo elemento sono una ampia serie e gamma di attività culturali che vanno da attività teatrali a conferenze, a convegni, e che si svolgono o dall'esterno del carcere all'interno, cioè da universitari che vanno in carcere, o viceversa, che portano qui, hanno portato qui, per esempio in Aula Magna, rappresentazioni teatrali, per esempio scritte e recitate da compagnie interne al carcere. Ultimo elemento è la rete dei tutor. Noi affianchiamo a ogni studente che si iscrive alla statale un nostro studente libero che lo accompagna nel suo percorso di studio e lo aiuta a orientarsi. A partire dalla convenzione con il PRAP del 2015, la nostra università è riuscita a costruire una rete di tutorato impegnata ad incentivare e ad agevolare il percorso di studio dei nostri studenti ristretti. Infatti, all'inizio di ogni anno accademico, ad ogni nuovo iscritto viene affiancato un tutor, il cui compito è quello di fornire un supporto per quanto riguarda la scelta degli esami, lo studio, il reperimento dei materiali didattici, piuttosto che il contatto con i docenti. E questo ha permesso non solo di facilitare i percorsi accademici dei nostri studenti, ma anche di portare all'interno del carcere una dimensione di collettività e di confronto che altrimenti sarebbe mancata e che è uno dei pilastri dell'università stessa.